finalmente, che bella, è passata una settimana. Una settimana, 7 lunghi giorni per aspettare noi, e ne abbiamo fatta fuori una. Infatti, buonasera a tutti, intanto agli ascoltatori che ci stanno sono messi lì davanti al computer ad ascoltarci, e ci ascolteranno senza una la presenza femminile della puntata, che non è Jack, diciamolo, ecco. Partiamo bene. Ciao Jack. Buonasera. Ciao Andrea dall'altra parte del vetro. Non c'è la povera Martina, che a casa non devi diciamo a far cosa, ma sta male purtroppo. Però abbiamo, come tradizione vuole di Radio 19, il nostro mitico Nicola. Non ci sente Nicola. Non ci sente. Ma ci sarà Nicola, a un certo punto inizierà a parlare. Aspetta, se stiamo... Nicola, come abbiamo detto la volta scorsa, arriva direttamente. Parliamo di poco, Nicola. Eccolo. Dalla Svezia. Si parla di un Nicola e arriva. Dalla Svezia arriva Nicola. Vabbè, non voglio dire che in realtà Martina è qui. E Martina più che gli ascoltatori. Allora, tante cose questa sera. Questa sera è pregna. Va bene, e non ho detto con la P di Firenze. Ci sono tante cose, tra cui la prima edizione, la prima puntata di R19 Factor. Incredibile. Secondo me ci ascoltano solo per quello. Sì, probabilmente abbiamo sì, annunciato la scorsa volta senza Martina. Senza Martina. Solo per quello. Un programmone. E poi anche ci verrà interverrà durante la prima nostra blogger, quindi un altro appuntamento fondamentale. Scopriamo di cosa parlerà e vedremo che è una persona molto simpatica. Lo scoprirete più tardi. Perfetto. Sei pronto? Certo. Siamo nati. Come no? Siamo nati pronti. Io non ce la faccio questa sera. Fino alla fine non reggerò. Però per gli ascoltatori, se scriverete solamente su Facebook, scrivete, mi raccomando, ovviamente l'indirizzo è www.facebook.com/radio19 in numero. Volete intervenire anche su Twitter, potete farlo mettendo @radio19, ci trovate. Però Radio 19 è scritto in lettere, vero Nicola, che sta bevendo qualcosa, che noi lo vediamo ma non lo vedete. Esatto, non possiamo raccontare tutto, ok Nino? Teniamo dei segreti. Hai ragione, ma il sommario va fatto così. Partiamo con la prima canzone, che è impronunciabile ma ce la farò. Si chiama The Ten Goods Backward Speaker Pop Rock. Che bravo. Non so cosa ho detto. Siamo tornati. Bene. Nicola, ci sei dalla Svezia? Sì, ci sono con un piccolo fuso orario, quei 20 minuti che non si sa bene come mai esistono, ma cazzo, no, sei in Svezia, ci sarà un minimo di fuso orario. Ah, beh, chiaro. Allora, ascolta mio caro Nicola, non so se ti ricordi che la scorsa edizione facevamo le nostre fantastiche, anzi le fantastiche notizie dal mondo di Martina. Che stasera Martina ci ascolta da lassù, nel senso che è al terzo piano del suo palazzo. Esatto. Andiamo a fare invece la sostituzione con il nostro Jack. Quindi ci appropinquiamo al mondo delle notizie improbabili, vai, ma veritiere. A quanto pare c'è un Eden Liu, una statunitense, pare abbia creato una capsula in tessuto nella quale un uomo può entrare e diventa un impermeabile totale, quasi un profilo, diventi un profilattico vivente. Stavo pensando a quello. Serve per isolarsi. Questo riduce ovviamente lo stress della vita frenetica che praticamente condiziona il mondo odierno. Ripari dalla polvere, da che cosa? Ecco, serve per riposare, vivere in tranquillità. Grazie. Quando uno ha 3 miliardi di cose da fare, riesce a riposare molto meglio vivendo in questa quiete. Non tutto il giorno, ovviamente. Non è che ci vuole spasso, esci con la ragazza tutta la vita. Ma allora stasera, guarda, non posso, questa capsula addosso. E invece no, solamente quando uno desidera riposare può metterlo. A quanto pare stanno iniziando a vendere questo prodotto anche in larga scala, data la richiesta elevatissima. Larga scala per 50 al 5. Dipende dalla taglia, esattamente. Ascolta, me ne ordini 2 o 3 confezioni. Ti spiego perché, stiamo rifacendo il bagno in casa. E siamo i terremotati in questo momento a casa mia. E quindi servirebbe molti. In casa mia in questo momento sembra
Opera on ice, no? Cioè sì, tutta la polvere per... Quindi quella roba lì secondo me mi potrebbe essere molto utile. Allora, ne ordino... Andrea, ordina subito grandi pacchi, grande quantità. Uno stop. Grazie, ringraziamo il signor, si chiama? Il signor Adam Liu. Adam Liu. Mio caro Nicola, ascolta, prendi nota e fai un ordine anche tu. Facciamo import-export di queste capsule profilattiche, insomma. Secondo degli studi recenti nel mondo dei pesci, pare che anche i pesci scorreggiano e mettono dei peti, insomma. Magari la gente se lo sarà chiesto. Grazie, no? Jack, perché mi serviva questa roba. Mi interessa perché almeno posso andare a dormire. È vero. C'è qualcosa di preoccupante. La... praticamente, cosa succede? Che loro praticamente mettono il gas in pacchetti. I pacchetti forniti da lì, come si chiamava? Da Liu. Di Liu. In questi pacchetti che vengono elaborati nell'intestino e poi li rilasciano nell'acqua. Adesso qui c'è un problemino perché vengono rilasciati nell'acqua, alcune parti, penso con molta aria, vanno a galla per fattore della densità. Ecco. La maggior parte di questi pacchetti viene presa dai pesci che cercano cibo. Ma che schifo. Però ne rimane, secondo, a mio avviso, una piccola percentuale che, secondo me, se qualcuno ha bevuto qualche volta dell'acqua... Ho mangiato pesce stasera, tra l'altro. Ah sì? Hai controllato se c'erano i pacchetti? C'erano dei pacchettini molto buoni, devo dire. Avevano un retrogusto di cioè nel senso di meringa. Buona sapersi. Sai, certo, che con questa notizia non... probabilmente ci sarà più cibo per i restanti pesci. E a proposito di animali, sì, abbiamo che un pastore si preoccupa tantissimo per le sue pecorelle. Di queste ha regalato un impermeabile azzurrino per proteggerle dalla pioggia e quindi allungare il periodo che loro possono pascolare all'aria aperta. Che persona umile, comunque. Vero, hai presente i cagnolini che vanno in giro? Non avrà due pecore, solo a due gliela comprate. Solo due. Che sono le sue più care. Sono le sue, ecco, non so cosa faccia con queste pecore. La zoofilia è una brutta bestia. Sicuramente le copre. Aspetta, ci sta chiamando qualcuno. Addirittura. Richiudiamo. Nicola? Ci volevano proporre delle nuove tariffe Fastweb, invece no. Nicola, ci senti? Aspetta, scusate, ma abbiamo problemi di connessione. Forse, allora, facciamo così, mettiamo una bella canzone adesso. Perfetto. Così almeno livelli musicali. No, io ti ringrazio perché adesso non potrò più guardare le pecore senza impermeabili. E soprattutto... A giugno ti aspetto per una nuotatina, No, immersioni a go-go. I pacchetti che escono dal retro dei pesci saranno il mio must per il prossimo. Vuota che c'è da prendere. Che schifo. Ascoltiamoci adesso The Monster Brothers con Jacob Barnes. Siamo tornati, scusate per i problemi in progress, quindi dobbiamo cercare di fare la roba mano a mano. Vero che adesso ci senti, Nicola, bene? Sì, in realtà ho fatto solo finta perché voglio farmi desiderare. Sai che sono un po' viziata. Lo so che sei viziata, però a me non me ne frega nulla che se ti fai desiderare, sono gelosa. Mi sei piaciuta, quindi adesso voglio vedere se mi piaci ancora, anzi se ne uscirai vincente, non solo per me ma anche per i giocatori. Con questa gara di... dico bene? Giusto, bravo, certo, bravo. Non so se Jack si è preparato bene per sfidare Nino in questa gara di barzellette. Sono preparato e batterò per sempre Nino. Ma guarda, questa è da tipo vedere. Tipo stasera verrò smentito subito. Questa è da vedere. Sono molto curiosa. Ti dico solo che Jack è arrivato con una serie di... giro che vengono pescati in maniera anonima e quindi la battuta random, casuale no, sì, okay, anonima, okay, nel senso che non so quale delle dei bigliettini vado a pescare, quindi la leggiamo insieme, facciamo questa gara, poi tu deciderai è il migliore. Se non ti piace puoi far finta che non riesci a leggere la mia, esatto, grafia. Ed è anche fattibile, questa roba è molto... Se io faccio finta che ci sono problemi tecnici. Sì, sì, esatto, bravo. Tu abbandona la chat, per favore. Ok, vai. Inizia. Facciamo partire lo sfidante. Sì, io mi chiedevo, ma secondo dei sondaggi, gli italiani preferiscono il calcio. Il fosforo si sente offeso.
Cioè, capisci? Siamo a questi livelli. Sì, guarda, forse sta arrivando un problema tecnico. Nino, va. Allora, aggiunto un nuovo canale di un canale itinerante dedicato alla Xbox. Si chiama Teledo. No. Alla box. Le giocate tutte e due, eh? Scusami, io non so. La grafia è scritta, cioè c'è una grafia che non te la raccomando. Te la ripeto, facciamo finta che non hai ascoltato niente. Ok, vai di nuovo. Aggiunto un nuovo canale interamente dedicato alla box. Si chiama Teledoc. Ok, questa, diciamo che se tutte e due appare merito a meno uno. Grazie, grazie. E aspetta. Quindi vai. Ma perché questa non la capisci? Perché se sei giovane non la capisci, gente un po' più. Hai ragione. Più, Colpa mia, vai. Vuoi sapere qual è il coro che vuole stare sempre nella fila più in basso? Il soprano. Possiamo finire la trasmissione? Pietoso. Possiamo finire la trasmissione se vuoi. Sì, forse. Vai, Nino, salvaci. Questa è molto bella. Vai. Ma se mi drogo perché. Tossico indipendente. Ha riso. Punto. Questa mi è che è piaciuta. È finita. No, penso che abbiamo ancora qualche minuto. No, questa è 1-0 Nino, tutta la vita. Lo so. Vai. Ti rispondo col classico. Hanno 7 viti? Donda. Ecco, facciamo. Ci sarà una lega per la protezione animale. Martina, torna, ti prego. Per favore. No, ho appena ricevuto una telefonata al WWF. Pacchetti dei pesci non vanno mangiati. A proposito, senti, questa è per te, Nicola, te la dedico. Lui sbagliò, ma lei lo riprese. Il video è già su YouTube. Questa è molto molto. Ma questa da quanto tempo lo dico? Aspetta, conto in banca, sta salendo questa battuta grande. Questa è molto bella, sì, complimenti. Complimenti. Vai. A chi l'ha scritta. Grazie. L'elemento che se la ricrede di più? Lei, non ho capito. L'elemento che se la ricrede di più? Quale? So Dio. Wow. No, ma perché roba io non la volevo fare. Sono succube di persone deficienti che mi hanno propinato sta roba. Io sono così bravo a dormire che lo faccio a occhi chiusi. Pensa. Che campione. Stava alle mille, Alda Merini disse: a volte devo raccogliermi da sola. Si vede che era una donna colta. Questa è profonda. Povera Alda Merini. Sì, questa è profonda, ma così profonda che non ci si arriva. Profonda che preparati questa, perché se in Svezia c'è freddo, con questa avrai ancora più freddo. Volevo tirare una pietra con le mani, però mi sono accorto che le pietre non hanno mani. Questa mi è piaciuta, attenzione. Non ci credo. È normale questa. Mi è piaciuta. È molto bella. Io non la voglio fare questa rubrica mai più, ma c'è l'ultima, sì. Se vedete in giro delle donne con la Treccani al collo, non preoccupatevi, se la appendono perché è una collana. Con questo velo di. Non siamo a Twilight, quindi non può essere bella. No, capisci? Questo va avanti. Allora, quindi qui si sta improvvisando? Cioè, spiegatevi. Avete intenzione di andare avanti? No, infatti mettiamo la musica, va bene. Perfetto. Grazie a tutti. Pensate al vincitore. Pensaci, meno perdente. Pensaci, Nicola, al ritorno ce lo dirai. Ok, grazie. Buona musica. Yes It Is Karma, no, bella musica. Adesso c'è la prima puntata, la prima volta della rubrica Un Posto al Blog. L'ha deciso, il titolo fa cagare, perché fa cagare, però l'ha inventato Martina, quindi lo dobbiamo tenere per forza. Dici che fa cagare solo perché non c'è Martina? Sì, esatto, tanto mica ci sta ascoltando, mica siamo tra noi. La prima bloggerista, la prima persona che ci racconta si chiama Sara, ed è un blog sulla sua vita, un particolare punto della sua vita, perché lei è diventata da poco mamma, in realtà. Ah, come me. Anno, come te. Sì, no, la pancia è quella stessa. Vero? Cioè, almeno lei adesso non ce l'ha più, tu continui ad averla. Io sì. Invece
ha sfornato una bellissima figliuola e ci racconterà il perché ha voluto raccontarla a tutto il mondo del web con il suo blog. Pronto? Pronti! Ciao Sara! Bonsoir! Ciao! Allora, conosco, non so tu chi tu sia, e quindi vorrei sentire da te che cosa c'hai da raccontare rispetto a quello che hai realizzato, ovvero il tuo blog. Sì, allora innanzitutto vabbè lo presento perché non penso, il mio blog si chiama Mamma non si nasce. Ho aperto questo blog quando la mia bimba era piccolissima, aveva poco più di un mese. E niente, l'ho aperto perché già quando ero incinta mi piaceva moltissimo così nei blog delle altre mamme, lo trovavo divertente, un po' insomma quando ci vengono tutti quei dubbi è bello. Lo so, tutti questi dubbi che noi mamme ci attanagliano. Esatto, so che mi capisci, mi capisci. E niente, ho pensato, non voglio insegnare niente a nessuno, è solo un modo così carino per condividere questa esperienza così forte e importante che è quella di diventare mamma. Bene, come si chiama la tua piccola? Aurora. Aurora, che hai detto? 14 mesi. Allora, non fa per te niente. Alla mia età, no, alla mia età. Alla mia no, età. Sì, più o meno siete coetanei. Sì, 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 andiamo all'asilo insieme. Andremo all'asilo insieme. Sì, sì, sì. E quindi tu hai deciso presa cioè dalla bella notizia che ti è arrivata dell'essere mamma di postare e condividere un po' con tutti questa tua esperienza. Esatto, esatto. Diciamo che è una sorta di diario, così mi piace scrivere di quello che faccio, sì, principalmente con Aurora, ecco, è molto rivolto diciamo alle mamme. E così le tappe più importanti, ho raccontato del suo primo compleanno, di quando ho smesso di allattare, di quando ho iniziato a dormire sola nel lettino, insomma. Avete iniziato a dormire da soli nel lettone, che finalmente dopo tanto. È bravissima nel lettone, poi noi non siamo soli perché c'è la gatta. Ah, bene, la gatta dorme con noi, abituati. Quindi tranquillo. Sì, sì. E il tuo compagno di questo blog? Non ho capito, il tuo compagno di cosa ne pensa? Sì, no. Beh? Non ti sentiamo più. Sì, era molto un po' così. No. Non lo leggeva. Pronto? Sì, sì, no, sì, ti sentiamo benissimo. Mi sentite? Benissimo. Ok, scusate. Niente, dicevo, all'inizio non lo leggeva tanto, era un po' disinteressato. Poi pian pianino l'ho fatto appassionare, si è iscritto al blog, quindi ha iniziato a partecipare più attivamente. Post via mail e lui critica soprattutto, ma è giusto così, mi fai dice bene, potevi fare bene. Così potevi scrivere cos'ha, però insomma è partecipe anche lui di questa bella cosa. Ho visto che c'è un'iniziativa nuova su hai deciso di fare a inizio anno. Sì, esatto, diciamo che ho tantissime idee per questo anno nuovo, spero di poterle realizzare tutte. Ho iniziato con questo progetto che è il 52 Project, è un progetto che è sul web, è bellissimo. Quest'anno ho deciso di partecipare anch'io e niente, si tratta di pubblicare una foto a settimana per ognuna delle 52 settimane dell'anno e ovviamente io ho deciso di partecipare con le foto di Aurora. Perché ovviamente era possibile farlo anche non con le foto dei bimbi? Sì, 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 sì. Allora il 52 Project è così, appunto, molto ampio e aperto a qualsiasi genere di fotografia. Mm-hmm. Io ho deciso di utilizzare le sue foto, scatto veramente centinaia e centinaia, finché non si ribellerà a questa cosa io continuo. C'è Instagram che ti sta mandando una lettera di denuncia, va bene, te lo dico. Instagram che tra l'altro mi ha veramente aperto un mondo, perché sia appunto grazie al blog e anche a Instagram ho veramente conosciuto tante altre mamme e tante altre mamme blogger, e questo sicuramente è una delle cose più belle sicuramente dell'essere una blogger, diciamo così. Con la B maiuscola. Con la B maiuscola. Ti scrivono le mamme per chiederti qualche consiglio, magari su qualche commento sul posto, magari hai ricevuto dei commenti anche negativi? Ma allora, oddio, consigli, come dicevo, io non pretendo di insegnare niente a nessuno, perché sono io che devo imparare giorno dopo giorno come barcamenarmi con una bimba.
quindi ecco, consigli può capitare, però ecco, commenti sì, mi lasciano commenti sul blog, su Instagram, ci si confronta, si fanno soprattutto spesso due risate, perché poi i bambini sono fondamentalmente uno spasso, ci fanno divertire e anche quando ci fanno un po' arrabbiare, poi comunque insomma, come si dice, mal comune mezzo gambe, ci facciamo una risata sopra, che alla fine è la cosa così migliore da fare. Hai ragione. Io ti ringrazio per essere intervenuta, ripeti pure il nome del tutto il sito in realtà. Sì. Allora, intanto grazie mille a voi per avermi invitata. Il blog si chiama Mamma Non Si Nasce e l'indirizzo è mammanonsinasce.blogspot.it. Quindi noi ti seguiremo a partire da adesso, io ti seguivo già prima, ma tutti gli altri che ci seguire? Assolutamente, vi aspetto tutti, cercatemi anche su Facebook. Niente, vi ringrazio e vi mando un gran bacio. Grazie a te, un bacio Aurora, e adesso aspettiamo la seconda. Sì, adesso vi darò da fare, ecco. Brava, grazie Sara, grazie, a presto. Grazie, un bacio. Ciao, ciao. Bentornati, Nicola, ci sei? Ancora no, forse in collegamento, arriva direttamente dalla Svezia, perché allora, ci deve comunicare il risultato. Intanto dici. Sì, noi approfittiamo subito per ricambiare i saluti di Cristina, nostra pagina Facebook, ricordiamo Radio 19 su Facebook e su Twitter, con l'apposita chiocciola precedentemente a Radio 19 scritto in lettere per quanto riguarda Twitter, a numero per quanto riguarda Facebook. C'è Cristina che saluta solo te, dice che lei è roba. Ascoltando, ma saluta solo te, caro Nino. Tu sei una schifezza. Ecco, perfetto. È raccomandato questo saluto. Ricambiamo i saluti allora alla nostra Cristina. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie a Cristina e Roberto. Nicola, ci sei? Naturalmente ci sono. Eccolo. Ci vuoi dire la mitica sfida di prima? Allora, la mitica sfida di prima l'ha vinta Martina. Bravissima Martina. Sai che non avrei potuto dire di meglio. È vero, hai ragione. Ti sono piaciuto tantissima. Allora, non so se hai ascoltato la scorsa puntata. Sì che l'hai ascoltata. Ma un mitico blog molto famoso che si chiama Oltreuomo, oltreuomo.com, gestito da Andrea Pasta, D'Agostino Bertoli e Francesco Tozzi. L'ultima puntata di cosa? 19, ascoltateci su www.radiotrip.net. Cos'è? Fammi parlare che ho poco tempo. Vai. C'ho sì 20 buoni motivi che ogni settimana, in realtà è una classifica che varierà ogni settimana, tratta da questo blog molto famoso. Potrebbero prima o poi fare comunque 20 buoni motivi per ascoltare Radio 19. Li faranno prima o poi. Perfetto. Perché è molto difficile. Il problema è che per adesso siamo a zero. Esatto, ma meno uno a quanto pare. Ma questa... io mi ricordo che l'anno scorso qualcuno l'aveva fatta questa classifica. E anch'io me lo ricordo. Preso dall'inquisizione. Non si vede più. No, è stato più. Esiliato in Svezia. Grazie. Quindi questa è la punizione. I 20 buoni motivi di questa settimana sono i 20 buoni motivi per laurearsi il più tardi possibile. E va. Gente che si sta prendendo appunti. Al primo posto puoi sfruttare la vita, a vita lo sconto studenti in mensa, che questo potrebbe essere un'ottima, adesso non voglio fare, non voglio dire niente, ma io sfrutto questo sconto molto spesso e volentieri, no, perché sono ancora un po' studente fondamentalmente. Se ti lauri presto sei costretto a tornare a vivere con i tuoi, invece se aspetti qualche anno passi direttamente all'ospizio, che è anche una cosa buona, perché è totalmente vero. Dai, però. Il tuo macchiato da una laurea, cosa che ti condannerebbe a non essere assunto da nessuno. Effettivamente è vero. Una discriminante essere laureato. Verissimo. Vero, vero, dico in generale, vero? No, dicevo a gente che ospite qua. Ah, ok. Non sarei mai costretto ad indossare una giacca ad agosto per un colloquio. Molto, perché se tu fai la laurea ad agosto, pam, ti devi presentare lì, presentare. Sempre formalmente, non è una bella cosa. Sicuramente, come quinto motivo, allunghi l'adolescenza, ma anche senza essere studente. Vabbè, tu hai ancora 18 anni, no, Nino? 17. Puoi sempre dichiararti studente quando ti chiedono cosa fai nella vita. Poi, dopo la laurea, dovresti inventarti professioni finte tipo il blogger, quindi... Sara, lei non studia più. Non c'è rispetto. Al settimo posto puoi svolgere complementariamente lavori condannati dalla società, come la prostituta o la caviamana, con la scusa che devi pagarti gli studi. Giusto. Questo è, puoi fare quello che vuoi.
Abbiamo dei messaggi positivi, eh? Beh, scusami, tu cosa fai lì in Svezia? Non fai lavoro tipo la prostituta alla cavia umana? Lo studio! Sì. All'ottavo posto, noi italiani diamo una mano a Renzi perché finché non ti laurei non contribuisci alla massa di disoccupazione giovanile, che questo è un ottimo motivo sociale. Al nono posto, se ti laureassi non potresti più goderti la fetida puzza delle aule studio, che questa io me la ricordo come se fosse adesso, un po' quella che c'è in questo ambiente, d'altronde. Ma... siamo gli ospiti che vengono con piacere. Ma sono gli, sono gli ospiti che portano la puzza fetida. Che... levate un attimo le mollette dal naso? No, okay. Perché svengono, ecco. Puoi prenderti tutto il tempo che vuoi per vivere le esperienze di vita che vorresti finissero sul tuo... Questa è una cosa molto intelligente. All'undicesimo posto, ogni anno hai un bacino di matricole da cui pescare ragazze fresche, e questo è grande. Un bacino. Questo ci sta. Ormai. Jack. Cosa? Com'è? Limonando, Jack. Con la. Lì davanti. Ah. Ormai la laurea la prendono cani e porci, tanto vale godersi la vita da studente. Questo mi sembra fondamentale. E Nicola lo sta facendo alla grande. Puoi zittire il professore agli esami con frasi del tipo. Abbia rispetto per quelli più vecchi di lei. Io ci sono arrivato al pelo, eh. Vabbè, non diciamo. Puoi vantarti di essere uno dei maggiori finanziatori del sistema scolastico italiano. E anche quello posso. Un po' tutte. Sì, è vero. Beneficiare per sempre della miglior creazione di Dio, il mercoledì universitario. Quello è anche che lo diciamo feste, fare. Collegate. Passati 40 anni potrei ancora essere intervistato a qualche manifestazione e affermare che lo Stato non fa nulla per i giovani. Per i giovani, ecco. Quello faccio io ogni volta che mi chiedono qualcosa. I nonni continueranno a darti la mancia a Natale finché non ti laurei, ovvero per sempre. Questo non fa male alle tasche di tutti. Puoi fare toga party per tutta la vita. E arriviamo dulcis in fundo, gli ultimi due. Se sei di che una laurea non ti aiuterà a campare, segnatelo, ma soprattutto al 20° posto, se sei di famiglia ricca, tutti questi motivi non ti servono, a nulla. A nulla. Ringraziamo il sito oltreuomo.com di Andrea Passa, Don Agostino Bertolini e Francesco Boz. Cosa ne pensi? Sono molto felice di questa collaborazione, ecco, con loro, eh? E non vedo l'ora di sentire prossime classifiche. Io ho preso appunti e cercherò di esportare il verbo in Svezia. Non so se qui attecchisce. No, non siamo in Italia lì. Effettivamente. Vediamo un po', insomma, sono molto curiosa. Noi facciamo così, ci ascoltiamo la musica e poi iniziamo con R19 Factor. Esatto, con la musica vera. Grande. Now and over. Genere, adesso non mi ricordo. Now and over. Li abbiamo ascoltati e adesso entriamo in una fase cruciale del programma, ma prima... Sì, ma prima noi salutiamo il nostro caro amico Daniele che ci rammenta che l'anno scorso aveva stipulato di scuse per non ascoltare Radio 19. Ecco, se quest'anno riuscissi a fare la lista di scuse per ascoltare Radio 19 sarebbe molto meglio. Continuate a scriverci su Facebook, cioè, sulla nostra pagina Radio 19. Vi rendete conto che Daniele è... sia più ufficialmente nello staff. È vecchio, sì. Ci sta facendo ancora da redattore. Ci ricorda le cose che... No, perché lui, essendo un anziano, ricorda le cose del passato, no? Si ricorda benissimo alcune cose dell'antichità. Magari non si ricorda cosa ha mangiato passato, se lo ricorda molto bene. Grazie, Daniele, ci manchi. I contatti, stavi dicendo? I contatti sono su Facebook, ripetiamo, Radio 19, 19 scritto a numero, mentre su Twitter Radio 19 con il 19 scritto a lettere. Bravo, complimenti. Dicevamo che siamo al momento cruciale della trasmissione, sì. Un po' quello che è il frutto di un lavoro estenuante, di ricerca, di nuove cose da sperimentare nella radio. Esatto. E vogliamo iniziare questa prima puntata di R19 Fa. Vogliamo una base la prossima volta quando dico R19. Ogni volta che dico R19 Factor deve partire la base. Che cos'è R19 Factor? È una sorta di talent contest, talent contest, quella tutta. Il tuo inglese migliora puntata dopo. Un talent show dove tutti i talenti, non solo cantanti, non solo attori, non solo barzellettieri, non solo imitatori, possono venire qua a esprimersi in qualsiasi modo. Quindi contattateci e proponete il vostro talento in modo da qui e far sentire a tutti i nostri ascoltatori
quello che avete da donare, insomma, ecco. A parte i reni. Ecco, no, quelli tenetevi per voi. Mi raccomando, se arriva la ballerina di danza classica, va bene che venga. L'importante è che però dica anche qualcosa, ecco. Ah, pensavo che sia figa. Sì, no, quello era è la mia faccia, era eloquente, però purtroppo non l'hai vista. Purtroppo siamo in radio, quindi non si vede. Come prima puntata, scusate il mio come, detto ristrinzito, è il nostro mitico Marco Mosca. Un applauso, Marco Mosca. Ci abbiamo il pubblico, anche fuori ci abbiamo il pubblico. Marco Mosca, ciao. 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 Allora, che cosa fai nella tua vita? Cosa faccio nella mia vita? Lavoro e tra pochi giorni partirò per un'esperienza a Madrid. Beh, hai fatto bene allora a venire oggi, sì. prima che scappasse a Madrid. Sarò qualche mese ancora per una seconda volta. Esatto, perché prima dove eri stato? Sono stato in Kenya, in un villaggio come piano bar, come animatore. Ah, pensavo proprio come pianoforte, come ti suonavano. Che hai più o meno potrebbe farti assomigliare un pianoforte. È stata un'esperienza, immagino, molto bella. Sì, assolutamente. Poi sono andato lì per cantare, quindi quello che voglio fare io. Perfetto, quindi cade a fagiolo. Però tu, Marco, fatto? Come forse non sai, noi di Radio 19 ti abbiamo osservato e monitorato mentre eri lì. Ed è per questo che abbiamo deciso di invitarti. Quindi in realtà abbiamo iniziato a seguire tanto tempo fa. Sì, noi siamo venuti in Kenya a 6 mesi. Lo puoi vedere al nostro colorino. Abbia del deserto, quello sì, che esatto. No, sono stato in acqua a raccogliere dei pacchettini che i pesci lasciavano, non capendo cosa fosse, pensando di aver trovato una roba figa. Invece ho trovato roba, vabbè, lasciamo stare. Perché ci hai interrotto, Nicola? Cosa stavi dicendo tu? Scusa. No, dimmi. Ma io? Dici qualcosa. Ma a proposito di cosa? Su R19 Factor, su Marco Mosca. Facciamo continuare, Marco. Allora, gentili spettatori, sono molto contento di portare dall'Italia, nella Svezia, un cantante importante. Cosa dico importante? Un cantante importantissimo. Ma direttamente da Torino, direttamente dal Kenya, direttamente da Madrid nel futuro, perché Radio 19 è passato, presente e futuro, che è Marco Mosca. Puoi anche evitare di dire tutte queste stronzate, perché... Come ti senti, Marco Mosca, che ti stanno per ascoltare in Svezia? Ma è benissimo. Sì, nel senso che le cuffie sono molto buone, quindi si sente benissimo. Esatto, perfetto. Ha fatto la faccia di uno, non me ne può fregare una... Che cattivo, dico cattivo perché siamo in radio. Bravo. Senti, Marco, allora, tu cosa normalmente cosa canti? Che genere canti? Ma allora, di solito canto il pop. Ho iniziato comunque con i musical, poi ho avuto delle band pop rock. Adesso il pop è il genere che preferisco, ecco. Bene. Artista preferito? Ma non ho artisti proprio preferiti. Marco Mosca adesso dice e lo prendiamo a randellate in faccia. Io sono pronto. No, non ho artisti preferiti. La musica, mi piace ascoltare tanti generi e sinceramente non ho artisti che mi piacciono, però preferiti non saprei dire. Ok, ma cosa ti volevo dire? Ah no, hai scritto inediti, giusto? Ah, le dici, racconta come sono nati. Ma allora, gli inediti sono nati un po' per caso, perché ho iniziato da pochi anni e proprio a scrivere, e diciamo che sono nati anche in una mezz'ora, ecco, quindi molto cose molto veloci, poi con musicisti abbiamo arrangiato. Il pezzo, però non cioè è stata proprio una cosa molto casuale, ecco. Forse i più grandi pezzi che anche per dirti Mogol, per arrivare in apice come Valerio Scanu per cadere per terra, no, non lo so, però sicuramente Mogol li ha scritti in un bar su un pezzo di 10 minuti. Anche perché mi stai dando delle speranze. Sì, non deve essere... false speranze, sono false le mie. Non deve essere una forzatura, ricordiamo la musica che è un'arte e come arte deve essere spontanea e naturale. Ah, pensavo dicessi una stronzata, ero pronto a dire chissà cosa dice. Ero pronto a... Invece no, era un augurio. Senti, questa sera non ci porti un tuo inedito, ma ci porti una canzone di Sam Smith che è I'm Not The Only One, molto famosa, molto, sì, molto importante, che
infatti prevede una sorta di preparazione importante, perché comunque c'è il confronto. Ma per questo noi siamo fiduciosi e ascoltatori, potete ascoltarlo da adesso e poi da quando ci sarà il podcast e poi votarlo, perché tutte le esibizioni delle varie puntate potrete decretare il vincitore e chissà se Marco Mosca vincerà il trofeo di R19 Factor, che non possiamo svelarvi, ma è gestito e comprato da Nicola, che è ricchissimo. Non dirlo così a tutti. Adesso non posso dirlo così a tutti, però è ricchissimo. Poi nelle prossime puntate vi diremo come e quanti soldi c'ha. Sei pronto, Marco? Sì. E allora ce lo ascoltiamo. Ricordiamo che ha cantato tutto live qui negli nostri studios del CPG di Torino. Complimenti, bravissimo. Bravo, bravissimo. Grande Marco.
Ti arrivano i complimenti dalla Svezia, addirittura. Figurati. Guarda. Grazie, Nico. Anche a te non può fregare. Ah, qui ci sta, guarda, sotto il balcone si sta riunendo gente qua, che si sta per suicidare, tra l'altro, quindi una grande notizia. Bene, se lo dico dopo, complimenti. Bene, complimenti. Allora, noi vi diciamo questo a tutti gli ascoltatori che vorranno votare e sostenere Marco Mosca: potranno poi mettere un like sul podcast che troveranno poi a partire dai prossimi giorni sulla pagina Radio 19 di Facebook. Yes. Grazie Marco, e ti faremo sapere, anzi lo vedrai mano a mano, i like crescere. Vogliamo arrivare almeno a 1 miliardo, va bene, almeno, poi più di tanti non li so leggere, quelli so oltre non so neanche più parlare, so. Grazie Marco, adesso arriviamo alla nostra rubrica per finire. Dalle news, delle ultime news, per quelle che concernono la nostra città di Torino, yes. Vorremmo ricordare che il 17 e il 18 gennaio l'associazione Amici del Modellismo si presenta al Parco Culturale di Grugliasco, sì. E dove ci sarà una miniatura di Torino, non integralmente la città, ovvio. Le parti più importanti, quelle storiche, il centro, il CPG di Torino, esatto, dove c'è il nostro studio, sino ad arrivare comunque alle strutture Juventus Stadium. Tutta questa miniatura è realizzata con i classici mattoncini Lego. Quindi bambini e adulti. Bambini e adulti, soprattutto adulti, io ci vado sicuro. Si ritornerà tutti un po' appunto più piccolini per vedere questo. Il 15 gennaio esce Asterix e il Regno delle Idee al cinema. Ok, quindi chi è interessato, esattamente, andrà a vedere questo film che merita. Insomma, ecco, merita. Certo, per chi dici merita, Marco l'hai visto. Gli altri di Asterix e Obelix. Proprio loro, esatto. Mentre dal mondo dello sport, lunedì 12 gennaio c'è stata la consegna dei premi FIFA, dove Love ha vinto il premio come miglior allenatore, Cristiano Ronaldo si è d'oro con la sua mitica slogan perché ha fatto in portoghese, che a me non piace come lingua. E il premio Puskas è arrivato a James Rodriguez, il centravanti, diciamo, della Colombia, il giovanile. Felipe Anderson si è infortunato per una ventina di giorni, il centrocampista della Lazio. Molto probabilmente è un sotterfugio per andare a trovare il padre, che 2 giorni fa è stato arrestato per un duplice omicidio. Ah, che bello, andare a trovare il papà. Così. Forse lo vorrà ringraziare, sì, per sì, il Nadal ha seguito Totti nella sua scia di questa news del selfie in campo. Totti si è fatto questo famosissimo selfie sotto la curva dopo il pareggio 2-2. Anche Nadal lo ha fatto durante la partita prima dell'incontro con Verdasco. Mentre per la Serie A italiana, dove Tavecchio pare che si sia deciso pare si sia deciso a investire 5-6 milioni di euro per la goal line technology, quindi finalmente si risolveranno tutte queste litigate su Ego. Adesso c'è la goal line technology, devono semplicemente aspettare la maggioranza delle squadre di Serie A che diano l'ok. Quindi non ci sarà mai questa roba. Esattamente. Grazie per queste notizie. Nicola, ci sei? Assolutamente sì. Cosa ci vuoi dire per salutarci? Cosa ci vuoi dire per salutarci? Se dice mi dispiace non poter andare a vedere i Lego. Ma pensavo Asterix, penso che io e Dani saremo in due. Come? Io e Dani saremmo in due a essere tristi. È vero, sì, voi ve la perdete, ma ci vado io alla faccia vostra. Che non io a proposito dei Lego, modellini, cose, mi consolerò all'IKEA. Meglio di quella, la patria. Ti divertirai. Noi abbiamo finito. Grazie mille a tutti quanti. Grazie a Marco Mossa. Grazie a Sara Sacchi che è intervenuta con. Scusate. Una cosa tecnica, non avevo capito. Sara Sacchi per il suo blog. Mi raccomando, andatelo a visitare. Grazie a Oltre Uomo. Grazie a Jack, il mitico redattore, che ci fa sempre ridere. Grazie a Martina che non c'è, speriamo si riprenda la prossima settimana, ci sarà sicuramente. E grazie ancora infine ad Andrea e a tutti quanti voi che ci avete seguito. E grazie a te, Nino. Grazie a voi, buona settimana. Giovedì prossimo, sempre qui su Radio 19. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. We'll be right back.
Stanis, per favore, per Radio Centro Roma. Sì, certo. Benissimo, amici, abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico Stanis La Rochelle. Stanis, allora che ci dici di questa serie? Come andrà? Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della radio. Grande, Stanis, positivo. Ma positivo. Ma positivo da morire. Grande, Stanis, allora che ci dici, come andrà questa serie secondo te? Come andrà? Andrà una bomba. Bene, basta. Ok, grazie. Grazie. Arrivederci.